Allora, è successo che nell'ambito di una trattativa finalizzata appunto all'acquisto di 10 grammi di marijuana per un corrispettivo di 100 euro, le cose sono degenerate. Chi ha organizzato, diciamo, l'incontro si è presentato armato di coltello e quando ha visto la disponibilità del denaro e di una bicicletta del valore di 800 euro da parte dell'acquirente, non ha esitato a sferrare due coltellate che non hanno avuto esito letale solo grazie alla consistenza del giubbotto indossato dalla vittima. Quindi la vittima non ha potuto acquistare lo stupefacente, ma si è vista derubare del denaro, 900 euro in contanti, di una bicicletta di 800 euro e di un portafoglio di pregio. Ovviamente lo stupefacente non l'ha potuto acquistare, anzi ha subito violenza, è stato minacciato al collo con il coltello e solo grazie appunto ad eventi concomitanti non è successa la tragedia. Ha avuto poi la prontezza di spirito di chiamare il 112, l'aliquota radiomobile della compagnia di Sacile ha avviato le indagini che sono contento di poter affermare sono state tempestive, efficaci, ottimamente coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, dal dottor Del Missiere, il sostituto procuratore, e che in pochi giorni, una decina di giorni o poco più, ha permesso di assicurare alla giustizia tutti e tre i responsabili. Quindi, giovani, poco più che diciottenni della provincia di Treviso, responsabili di rapina aggravata in concorso, lesioni personali, porto abusivo di arma da taglio e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Allora, attualmente due di loro sono ancora ristretti in carcere a Pordenone e a Udine. E un terzo di loro ha ottenuto gli arresti domiciliari. Risulta anche indagato una quarta persona, un 17enne, sempre della provincia di Treviso, che però è minorenne. Purtroppo i giovani ragazzi non si rendono conto della pericolosità dell'assunzione, del consumo di sostanze stupefacenti. In questo caso addirittura si rischia la vita, no? Si contratta l'acquisto di un centinaio di euro di marijuana e ci si ritrova minacciati con un coltello e depredati dei propri beni. Tra l'altro, ecco, questa è una cosa importante. E chi in questo caso poi è finito in carcere era ben organizzato, giovani che attuavano uno schema delittuoso consolidato, nel senso che utilizzando Instagram contattavano la vittima, contrattavano la vendita dello stupefacente, però quando poi si presentavano e c'era il contatto visivo, mettevano in atto la rapina e quindi prendevano i soldi, i beni preziosi e scappavano senza lasciare lo stupefacente, insomma, senza dare contropartita. Quindi mi permetterei di dire, oltre che lo stupefacente sia chiaro, sia marijuana, hashish, se non sostanze più pesanti, crea danno, ma può portare anche a conseguenze ben più gravi, come in questo caso. Questi giovani purtroppo non fanno nulla, sono disoccupati e viene da dire, come spesso si legge nelle ordinanze di custodia cautelare, traggono sostentamento dalla vendita di sostanze stupefacenti, quindi vivono di proventi delittuosi. Sono tutti disoccupati, alcuni, come nel caso della persona offesa, magari aveva un lavoro, però poi l'ha perso, ma comunque disponeva di ingenti somme di denaro che purtroppo utilizzava per acquistare droga. E quindi un quadro, anche in questo caso, insomma, piuttosto triste.